Buongiorno a tutti, eccoci qui all'ultimo stadio di questa gravidanza che ci ha accompagnato in questa meditazione che ho suggerito e iniziato tra novembre e dicembre. Quindi all'incirca diciamo che l'abbiamo fatta durare la metà di quanto normalmente dura una gravidanza biologica. Quindi immaginate che questo tipo di meditazione può essere fatta proprio anche con tempi molto più dilatati, oppure può essere fatta di settimana in settimana. Quindi ad esempio potrebbe essere scandita con una settimana primo trimestre, una settimana secondo trimestre, un'altra settimana terzo trimestre e infine quarta settimana parto. E oppure appunto più dilatati, avendo un focus personale giornaliero di meditazione sullo stadio di questa pre-maternità. Questa suggestione l'ho proposta perché, come ho detto nel primo video, trovo davvero molto utile focalizzare le nostre energie, il nostro tempo, il nostro spazio durante un ascolto profondo su questo tipo di passaggio che tutti noi abbiamo attraversato per essere qui in questo momento. E quindi proprio perché l'abbiamo attraversato, ricordarlo e riconnetterci alle memorie in qualche modo anche libera quello che magari ha bisogno di essere liberato, oppure semplicemente ci prepara e a integrare qualcosa di utile. A livello simbolico, noi viviamo costantemente questo atto di nascita. Ogni giorno noi rinasciamo, se vogliamo anche in ogni respiro, con l'inspirazione e l'espirazione. Quindi a livello simbolico è la rinascita, è anche qualcosa che ci collega molto al tema della Pasqua. E così eccoci qua all'ultimo momento, quello che ci vede pronti al parto, quindi alla nuova vita che fluisce attraverso di noi. Quello che adesso vado a leggervi è una preparazione al parto dal punto di vista del bambino. Mi faceva piacere prendere questo tipo di punto di vista perché lo trovo meno conosciuto rispetto a quello della madre, di quello che accade nel corpo della madre. A questo proposito vi consiglio anche una lettura molto molto bella di un libro scritto da Frédéric Le Boyer nel 74 che si intitola Per una nascita senza violenza, il parto dal punto di vista del bambino. Davvero una bella lettura, utile per tutti, al di là che poi una persona voglia prepararsi a diventare genitore o meno, ma se già riusciamo a essere genitori di noi stessi è già un grande traguardo per quanto mi riguarda. Passiamo al condividere quello che accade durante il parto, quindi siamo prossimi al parto. Il piccolo sa bene quando arriva il momento di venire al mondo ed è pronto per affrontare la prova e condividere con la mamma l'impegno del parto. Qualche giorno prima del travaglio le sue ghiandole surrenali hanno iniziato a secernere un ormone che stimola la placenta a fabbricare gli estrogeni necessari alla formazione del latte. La sua ipofisi collabora con quella materna alla produzione di ossitocina, un altro ormone che favorirà le contrazioni uterine. Da un paio di settimane si è capovolto,
rannicchiandosi nella posizione giusta per aprirsi la strada. A circa 7-8 ore dal lieto evento, se è il primo parto potrebbero essere anche 12 ore, la sua testa preme sul collo dell'utero. È il segnale che dà il via alle contrazioni del travaglio. Ogni 15-20 minuti per le prime 2 ore, poi sempre più ravvicinate fino a susseguirsi ogni 4-5 minuti. A ogni contrazione, della durata di circa 45 secondi, la muscolatura dell'utero comprime la sacca amniotica e, come accade ai sommozzatori quando vanno in profondità, trasmette una maggiore pressione al corpo. Il bambino non sta soffrendo, ma il suo organismo è sottoposto a un piccolo stress al quale non è abituato. Lo schiacciamento diminuisce anche il flusso all'interno del cordone ombelicale e abbassa così l'ossigenazione fetale del 10%. Questo determina un aumento della pressione sanguigna e anche della frequenza cardiaca, che accelera di circa 5 battiti per poi normalizzarsi durante le pause tra una doglia e l'altra. Le contrazioni hanno anche l'effetto di spingere la testina contro il collo dell'utero, facendolo dilatare e dando al bimbo un senso di schiacciamento, una specie di cerchio alla testa. Le spinte provocano la lacerazione del sacco nella zona sollecitata dalla sommità del cranio e si ha una prima fuoriuscita di liquido amniotico. Ora il piccolo si trova sospeso tra due mondi completamente diversi. Da una parte il suo corpo ancora compresso dall'utero, nella sacca amniotica che però ormai si è svuotata. Dall'altra la testa affacciata al canale del parto e soggetta alla pressione atmosferica. Questa, essendo inferiore, provoca un risucchio. I liquidi interni affluiscono e si accumulano sotto la cute. Se il travaglio dura più del previsto, in genere si forma un edema sulla sommità del capo, una specie di bernoccolo che dopo il parto sparisce da solo. Adesso la dilatazione è completa e il momento di venire al mondo si avvicina. In alcuni casi il piccolo deve sopportare un'altra sollecitazione. Se durante il travaglio il battito cardiaco veniva misurato attraverso il ventre materno, ora l'ostetrica applica un elettrodo sulla testina. Così ci avviciniamo alla fase di maggiore impegno, sia per la mamma che per il bambino, che con la testa comincia a percorrere lentamente il canale del parto. Ci vorranno circa 3/4 d'ora per coprire una distanza di soli 10-12 cm. Tenendo il capo reclinato sul petto, il bebè non è ancora in grado di vedere la luce. D'altra parte non ne avrebbe nemmeno il tempo, perché a questo punto lo sforzo e la concentrazione sono al culmine. Il canale è largo esattamente quanto la testa, circa 30 cm, e le morbide pareti premono con decisione sul piccolino. Alle contrazioni dell'utero si sono aggiunte le spinte da parte della madre. La sensazione per lui è quella di un vigoroso massaggio e il suo organismo sta affrontando una prova faticosa. È come se un adulto continuasse a correre i 100 metri a tutta velocità per un'ora, facendo solo brevi pause per riprendere fiato. Lo sforzo, cui si aggiunge un'ossigenazione ridotta a causa dello schiacciamento del cordone, è superiore a quello affrontato nella prima fase del travaglio, tanto che adesso la reazione del suo corpo è opposta. A ogni spinta non corrisponde più l'aumento di qualche battito, bensì una forte diminuzione, da 140 fino a 90. Tutto ciò è normale perché il piccolo sta spendendo parecchie energie, ma niente paura, è attrezzato per farlo. Ed ecco che l'impegno è stato ricompensato. La testa è uscita completamente e c'è lo stupore della luce improvvisa, anche se le ostetriche che praticano il parto dolce a questo punto abbassano l'illuminazione. In genere basta un'ulteriore spinta per far seguire anche le spalle e quindi l'intero corpo. Tra un passaggio e l'altro è possibile che il faccino perda il colore roseo, diventando leggermente cianotico. È un fenomeno normale. Si verifica infatti una stagnazione sanguigna
dovuto al fatto che il corpo ancora compresso nel canale fa fluire il sangue arterioso alla testa, ma fatica a ricevere quello venoso di ritorno. Con la nascita tutto tornerà alla normalità. Quando il bambino esce dal ventre materno, il senso di compressione scompare di colpo e i polmoni si possono espandere. Ma ancora un attimo di pazienza. Le vie aeree sono piene di liquido e secrezioni e c'è un momento di apnea fisiologica in attesa del primo respiro. L'ostetrica approfitta di questo momento per liberare con una cannula le vie respiratorie. Il piccolo a sua volta sta recuperando le energie a tempo di record. Ed ecco, infine, l'aria affluisce nel corpo, seguita da un pianto liberatorio. Che cosa significa questo primo strillo? Sollievo per aver superato l'ostacolo? Fastidio per il gas sconosciuto che irrita i polmoni? Disagio per la mancanza del liquido caldo sulla pelle? Forse tutte queste cose insieme. Ma è un disorientamento di breve durata, perché il neonato verrà subito adagiato sul ventre materno, dove ritroverà il tepore, il profumo e il ritmo del cuore con cui ha vissuto per tanti mesi. Ora, con queste immagini e con queste informazioni, chiudiamo gli occhi, mettiamoci in una posizione comoda. Se possibile, cerchiamo un luogo dove non ci sia troppa luce, dove ci sentiamo protetti e non possiamo essere disturbati. E proviamo a concentrare la nostra attenzione sul respiro che entra ed esce dalle narici e non solo, viaggia anche all'interno, dalle narici nel naso, nel petto, fino ad arrivare al ventre e ritorna indietro. Ora, con ogni ispirazione, immaginiamo che l'aria, insieme alla luce, venga assorbita, se preferite dalla testa o dal naso, come volete, come preferite in questo momento. Inspiro, assorbo aria e luce e la porto all'ombelico, laddove un tempo c'era il cordone ombelicale che mi collegava alla mia mamma. Inspiro, assorbo luce e aria, la porto fino all'ombelico. Espirando, immagino che quest'aria e luce esca dall'ombelico. Inspiro, assorbo aria e luce. Espiro dall'ombelico, aria e luce. Lasciate che la vostra immaginazione vada sulle sensazioni. Inspiro, assorbo aria e luce. Espiro dall'ombelico, aria e luce. Ora, con la prossima ispirazione, immaginate che il vostro corpo si rannicchi e si prepari
con tutte le sue forze per il salto verso un mondo che non conosce, di cui ha percepito in questi mesi l'esistenza, ma non è certo che esista. Immaginate questo rannicchiamento e questa preparazione a compiere il viaggio verso il nuovo mondo. E state con le sensazioni che percepite, i sentimenti, i ricordi, le emozioni, le immagini, i colori, i profumi. Ora immaginate che in lontananza si accenda una luce. E percepite il luogo in cui siete sta cambiando. Qualcosa vi attira verso quella luce. E sentite che è tempo di cambiamento, a cui non riuscite a resistere. Tutte le vostre energie sono istantaneamente attirate e risucchiate da quella luce. Decidete di percorrere il sentiero per avvicinarvi. Così iniziate lentamente a immergervi nel tunnel. In questo tunnel dove al fondo vedete una luce. State con tutte le sensazioni che percepite. Più riuscite a entrare nell'intensità di questo attimo e più le sensazioni arriveranno. Per entrare in questa intensità dovete immaginare e sentire che è vero. Ciò che immaginate, ciò che vedete, ciò che percepite, ciò su cui vi state focalizzando è vero. Così tutte le vostre energie sono concentrate lì, esattamente dove siete, in questo tunnel, attirati verso la luce. Qualcosa intorno vi aiuta, vi dà come delle spinte per avvicinarvi a quella luce. Voi cercate di accogliere quelle spinte e allo stesso tempo di posizionarvi all'interno del tunnel
per poter procedere. Siete determinati. State con tutto ciò che sentite, i dubbi, le paure. Il desiderio di novità. Ed ecco, cominciate a percepire che la luce è vicina. Cominciate a percepire che dalla vostra testa c'è qualcosa di nuovo. Percepite un mondo nuovo, un ambiente nuovo, completamente diverso da quello che abitavate prima. E lentamente sentite che quel tunnel che vi ha aiutato ad avvicinarvi alla luce ancora vi aiuta con gli ultimi punti del vostro corpo a uscire del tutto. E sentite che oltre alla testa adesso anche il collo è all'interno di questo nuovo mondo, ora le spalle, il torace, insieme alle braccia, la schiena, adesso si è liberato anche il basso ventre, il bacino, ecco siete usciti, siete nel nuovo mondo, è tutto nuovo. Sembra incredibile. Lo avevate sognato. Non sapevate se era vero. Eppure ora siete lì. Benvenuti. Fate dei bei respiri intensi, a pieni polmoni, aprendo le braccia verso il cielo, tenendo ancora gli occhi chiusi ed espirate dalla bocca. Ancora una volta. Ora muovete un po' il corpo e state con le sensazioni ancora che sentite. Mettete in pausa questo video e appuntatevi le cose che sono emerse in voi. Vi consiglio di farlo se prendete questo tipo di meditazione per un po' di tempo, per un po' di mesi, per un po' di settimane o di giorni. Procedete con costanza dal primo mese fino al parto e appuntatevi sempre le sensazioni. Il diario è un ottimo metodo per lasciare che le cose fluiscano, è un ottimo strumento di guarigione. E ora procedo nel continuare la lettura dei messaggi e le intuizioni
Ancora una volta, non preoccupatevi delle date, perché ciò che leggo, anche se l'ho scritto magari 1 o 2 mesi fa, ha un valore che è senza tempo. Non perché sia speciale quello che io scrivo, ma è speciale quello che arriva da Dio. Quello che arriva da Dio ha un valore eterno, come le parole di tutti i profeti e le parole di Gesù o le parole di tutti i maestri. Buon ascolto. 11 gennaio 2023. Tutti siamo autorizzati a ridare dignità a chi crede di averla persa o a chi è stata tolta. Ognuno di noi può fare così tanto per rendere questo luogo migliore. Bastano piccoli gesti d'amore nel quotidiano vivere. Fatti questa domanda: io vivo per me o vivo per Dio? Ascolta la risposta e seguiti. Fatti ogni giorno, ogni settimana, questa stessa domanda per qualche mese. Le risposte che ti arriveranno ti guideranno in un percorso di trasformazione interiore, dei tuoi spazi più intimi. Apprenderai molto da questo. Da te stesso non è possibile scappare. Puoi vivere scegliendo di imparare a conoscerti e conoscere, oppure puoi vivere senza operare nessuna scelta e rimarrai imbrigliato in un'esistenza un po' inconsistente e fasulla, ricolma di matasse che avranno preso il sopravvento su di te e la tua naturale sostanza spirituale. La buona notizia è che la rinascita può accadere in ogni istante della tua vita. Non ha importanza l'età, il luogo, la nazionalità o il credo. La rinascita interiore è sempre possibile in ogni istante. 13 gennaio 2023. La paura è il prezzo da pagare nel momento in cui scegliamo di incarnarci e prendere servizio sulla terra. Per questo è il prezzo della coscienza e della libertà, perché nella nostra libera scelta di incarnarci abbiamo esercitato appunto la nostra libertà verso il servizio alla coscienza universale di Dio, di cui ognuno fa parte. E questo servizio si esprime anche appunto nello scendere, dimenticare per un po' da dove vieni e chi sei, pensare di essere separato da tutto e dal tutto, fino al momento in cui la memoria si risveglia in te, la vita ti solletica fino al momento in cui cominci a ricordare. Così la paura è per certi aspetti nostra amica e danza con noi durante tutto questo cammino di risveglio e ritorno a casa. 16 gennaio 2023. Quando non si è consapevoli di essere coscienza pura, si utilizzano le formazioni mentali come surrogati per stabilire cosa è bene o male. Ma quando si è consapevoli di essere coscienza pura, tutto assume una chiarezza immediata, inclusiva e percettiva, che va oltre il bene e il male. Si diventa misericordia e perdono. 17 gennaio 2023. Il silenzio muove. Fatti muovere e osserva. Il movimento può creare silenzio. Muoviti facendo silenzio in te e osserva. Fatti riempire dal silenzio e fatti svuotare dal movimento che crea silenzio. La danza è eterna. Tutto è in costante relazione. 23 gennaio 2023. Benedetta sia la solitudine, perché mi ha fatto trovare la compagnia del Signore. Benedetta sia la tristezza, perché mi ha fatto incontrare la misericordia del Signore. Benedetta sia la paura, perché mi ha ricordato che la mia dimora
e presso l'eterno abbraccio del Signore. Benedetta sia la rabbia, perché mi ha dato la forza di arrendermi all'amore di Dio. Benedetto sia il male dato e ricevuto, perché mi ha insegnato a seguire la volontà di Dio. Benedetta sia la vita tutta quanta, perché in essa si cela il dono di Dio ad ogni respiro, ad ogni istante, in ogni momento e in ogni luogo. Gennaio 2023. Conoscere Dio è fare esperienza della sua immensità, del suo amore puro, incondizionato ed eterno. Conoscere Dio è stare di fronte a questo amore e farsi amare, farsi riempire, inondare, lasciando che gli argini delle nostre dighe interiori collassino, smettano di resistere a ciò che di più bello ognuno desidera, nelle profondità del nostro cuore. Chi di noi non ha desiderio di trovare la felicità senza fine, la pienezza e la beatitudine? Questi desideri profondi ci accomunano e ci permettono di continuare a cercare fino a quando la sorgente di questa beatitudine ci troverà disponibili a riceverla. Basta un solo istante di contatto con quella sorgente di amore infinito. Da quell'istante la vostra vita cambierà. Non potrete mai più tornare indietro e non vorrete più tornare al prima, perché sentirete che prima non esistavate per davvero, che prima la vostra vita era vuota di significato e sostanza, che prima esisteva una sorta di ologramma di voi stessi, una nota stonata che talvolta per caso risultava intonata. Da quel momento la vostra vita sarà interiormente in discesa. Al di fuori, gli accadimenti di ogni tipo continueranno ad avvicendarsi, ma dentro di voi avrete varcato la soglia, avrete passato quel confine che vi teneva separati, avrete aperto tutte le porte delle vostre stanze interiori e sarete approdati nella terra santa di Dio, nel regno dei cieli, qui ed ora, in terra. Auguro questa esperienza di guarigione, risveglio e conoscenza a tutti gli esseri viventi che la desiderano, perché ognuno ha le medesime possibilità di fronte a Dio. Una citazione da Don Sergio Messina. È Dio a dirci cos'è la vita, non la vita a dirci cos'è Dio. Questa citazione significa servire lo Spirito Santo, diventare corpo mistico di Dio che si mostra e si manifesta in terra. Gennaio 2023. Cercate prima di tutto la connessione con Dio e il suo amore, il regno di Dio dentro di voi. Fate crescere questa relazione vivendola ogni giorno. Dio dona ad ognuno uno o più doni spirituali. Sono quei doni che egli soffia attraverso lo spirito che guida, consola e santifica. Quel dono, una volta che lo avete ricevuto da Dio, potete donarlo a vostra volta, esattamente come Dio lo ha donato a voi, ossia gratuitamente, poiché quel dono non è vostro, ma è di tutti. Noi siamo solo un tramite e i doni dello Spirito non hanno prezzo, proprio perché il loro valore è inestimabile, non è mercificabile e non sono vendibili. Saper riconoscere chi ha ricevuto questi doni e fa da tramite custodendo la loro purezza diventa allora estremamente più chiaro. Ho imparato una grande lezione. I doni dello Spirito non sono in nessun caso mercificabili. Il loro valore è inestimabile per le categorie del mondo. Purtroppo, chi pensa di poterli mercificare e allo stesso tempo rimanere nella purezza dello Spirito si sta ingannando. Il cuore va aperto al vero, anche se può fare male, ma almeno è vero.
Imparare a stare nelle contraddizioni, nonostante la consapevolezza di cosa sia la verità della luce di Dio. Questo aiuta la mitezza, la nostra mitezza, accompagnata dallo Spirito Santo che ci aiuta a sviluppare compassione e carità. Non lasciamo che azioni, forme, parole, emozioni e pensieri ci dividano. Ricordiamo in ogni istante che siamo uno, che siamo un solo corpo in Dio, impegnandoci per trovare i punti di contatto e unione tra noi, per imparare a collaborare tutti insieme. Benvenuti siano i cristiani, i buddhisti, tutte le religioni e i credo esistenti. Benvenute siano tutte le forme di spiritualità. Ma ricordiamoci sempre di usare la vita per servire Dio, la luce da cui ogni cosa arriva. Cerchiamo ciò che ci unisce e diamo il benvenuto a chi invade il nostro territorio, ma senza servirci all'invasore. Solo servendo Dio e il Santo Spirito verranno ribaltate tutte le prospettive personali e apriremo i nostri occhi alla verità. Dio Padre, Madre Celeste, aiutami a vedere cosa mi rende unito e uguale a mio fratello, a mia sorella, ad ogni essere vivente, affinché in questa unione io possa essere tuo strumento di pace e riconciliazione universale sulla terra. Aiutami ad essere uno con te e riconoscere ciò che è in te. Gennaio 2023. Oggi Gesù potrebbe dire, in questa epoca, il lavoro è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il lavoro. Perciò l'uomo è custode anche del lavoro. Nel Vangelo Gesù parla dello Shabbat, io in questo caso mi sono ispirata a quel passo, mettendo la parola lavoro, ecco, al posto dello Shabbat. Questo significa che il lavoro è fatto per servire il bene dell'uomo e non per impedirlo. L'osservanza della legge, delle regole in generale, è un aiuto dato all'uomo perché in maniera pianificata e ordinata possa attendere al proprio bene unito al bene degli altri. Il senso delle leggi è quello di servire l'uomo, non già quello di ingabbiarlo. Quando questo accade è perché, più che ai contenuti, si guarda all'osservanza esteriore delle norme, più che alla sostanza, si guarda alle forme. Il pericolo del legalismo si affaccia ancora oggi nella vita di tutti noi, anche in questa epoca, esattamente come lo era 2000 anni fa, all'epoca di Gesù. Gennaio 2023. Avere una misura da Dio ci fa stare in equilibrio. È diverso da sentirsi limitati e umiliati. È piuttosto come sentire che hai un manto protettivo che ti guida lungo il sentiero e ti protegge dalle intemperie, finché lo usi e ti lasci coprire da esso. Così Dio ci dà una misura, che non è un limite perché non è imposto, ma è una misura che ci propone di volta in volta. Quando lo si percepisce in profondità, oltre la mente limitata e separativa, al di qua dell'immensa intelligenza del cuore, questa misura si trasforma da limite a benedizione. La vita è quello che accade, al di qua di come tu vorresti che accadesse. La vita è. A noi sta il compito di accoglierla come si accoglie un neonato, senza aspettative particolari, ma nella pura e semplice gioia di partecipare e amare. Primo febbraio 2023. Chi non mette al primo posto Dio, purtroppo vive una vita di egoismi. In questo non ci sono sfumature di grigio. Siamo tutti chiamati di fronte a questa responsabilità che la vita stessa ci pone di fronte, esattamente dal momento in cui esistiamo nel corpo
e siamo soggetti a spazio e tempo, come anche alla morte del corpo. Quando impariamo questa lezione e riusciamo ad accoglierla sempre più docilmente dentro di noi, lentamente tutto prende un ordine profondo, espansivo, pervasivo e inclusivo. Molto di questo cammino devozionale risulterà totalmente illogico per chi non ha scelto o non si sente chiamato ai medesimi passi. Ma per voi non avrà poi molta importanza, perché vivrete per servire Dio, e ciò che Dio chiede a voi è solo a voi intimamente, non più per dipendere dall'approvazione esterna in cambio di amore, sicurezze e idoli illusori. Tutto il mondo sarà ribaltato in voi, ma avrà un ordine che sentirete sempre più nitidamente saldo, sano, santo e umile. Febbraio 2023. Tutti soffriamo. La sofferenza fa parte di questa natura transitoria terrena, ma esiste una sofferenza utile e fertile, come pure una sofferenza inutile e sterile. Chi soffre e nella propria sofferenza si sente separato dal resto degli esseri viventi, vittima totale di una vita che non comprende, utilizza ciò che la vita gli propone per letteralmente masturbare il proprio ego, fingendo il più delle volte di essere il solo a soffrire ingiustamente. Purtroppo rimane vittima di meccanismi sterili di cui non è del tutto consapevole. Quando inizia ad avere consapevolezza che non è il solo a soffrire in modo apparentemente ingiusto, che molte altre persone soffrono e hanno sofferto di fronte a situazioni simili o anche peggiori, che tutti gli esseri viventi, in una qualche misura, hanno sperimentato la sofferenza e la sperimentano tuttora, e anche Dio stesso l'ha sperimentata, allora qualcosa inizia ad aprirsi. Qualche fessura inizia a crearsi sulla dura corazza che l'ego ha creato attorno allo spirito che Dio ha donato a quella persona. Inizia a crearsi una nuova fase di accettazione della sofferenza, così come la si sente o la si sentiva. Inizia a farsi spazio una sorta di riverenza verso questa cosa che non si comprende e con cui prima si lottava. Accade così che lentamente la sofferenza inizia a diventare un attraversamento utile per approdare a terre fertili. Avanti in questo modo si apprende la sottile arte di soffrire utilmente. Poi un giorno ti accorgi come per miracolo che attraverso la sottile arte del soffrire utilmente sei arrivato a trasmutare la natura stessa della sofferenza, così come l'avevi conosciuta prima. Essa allora diventa conoscenza, puro amore, compassione, perdono e infinita letizia. Ma solo attraverso la radicale accettazione della vita e la devozione a Dio, tutto ciò può essere guidato nella vera fertilità, custodito dalle infinite derive egoiche. Mille volte cadrai e mille volte Dio ti rialzerà, perché non sarai mai più solo. Una vita nuova ti è stata donata, custodiscila con il suo aiuto. Per questo chi è troppo egosintonico o egosintonizzato, in gergo più popolare egoista, non riesce a trovare Dio nella propria vita, e chi non trova Dio non trova nulla che abbia un senso vero, autentico e puro, non trova amore vero né per sé né per gli altri. Ama certo come può, vive come può, egosintonizzato per 24 ore al giorno, come un automa con il pilota automatico costantemente inserito, non è in grado di rispondere in modo autonomo a ciò che sente, ma vive già nella morte, già che la vera morte è quella dello spirito di Dio,
quando non è accolto nella carne. Che Dio ti liberi da te stesso, perché quando ti perdi, hai occasione di ritrovarti sotto lo sguardo di Dio, amato, nuovo e vero, in ogni giorno. Se ognuno di noi imparasse a vedersi come Dio ci vede, saremmo tutti santi e la pace regnerebbe sulla terra istantaneamente. Per questo, correggete voi stessi e il mondo si correggerà di conseguenza, perché cambierà il modo in cui lo percepite. Togliete la trave dal vostro occhio e vedrete ogni cosa veramente. Correggete il vostro modo di vedere le cose e voi stessi. Rendetevi coerenti con il pensiero di Dio e tutto prenderà un ordine vero, umile, profondo e stabile. Con questo augurio termino la condivisione di oggi e vi abbraccio tutti augurandovi un meraviglioso istante di eternità qui e ora con ogni respiro. A presto.